Gianluigi Tosto dall'Odissea ai fossi d'inferno, in questa cornice di Effetto Venezia, non è poi così un inferno, dai. Beh, insomma, diciamo che come contesto va molto bene per ambientare una cosa come l'inferno di Dante, perché un qualche cosa di bolgia sicuramente c'è, non so se è infernale, però abbastanza bolgesca come situazione. No, vabbè, è sempre molto bella come situazione per portare qualsiasi cosa. Questo percorso sui fossi è comunque straordinaria come esperienza. Come mai proprio l'inferno, questa edizione? Diciamo, Mario Menicagli voleva qualche cosa sulla Divina Commedia quest'anno, essendo tutto dedicato all'Italia, e certo il sommo Vate Dante, insomma, padre della poesia italiana, non si poteva escludere, e l'inferno sicuramente era quello più adatto, intanto sicuramente a questa situazione qua. E poi anche, vabbè, quello che si recepisce maggiormente anche a livello popolare, essendo comunque una manifestazione abbastanza popolare questa, diciamo che sono anche i canti più belli, sinceramente, quelli che arrivano in maniera più forte, più diretta. E poi, al di là delle tue performance sugli scalandroni qua dei fossi, accompagni proprio il pubblico per mano attraverso questo viaggio dantesco. Sì, ho voluto aggiungere questi commenti, queste osservazioni che sono state fatte da grandissimi premi Nobel, protagonisti della letteratura internazionale, un po' di tutte le epoche, appunto si va da Borges a Coleridge a Eliot, Paul Claudel, eccetera, che hanno saputo dire, secondo me, delle cose molto interessanti in modo anche molto semplice e chiaro. Non è quell'esegesi dantesca dove non ci si capisce niente, soltanto per gli addetti ai lavori. Le hanno detto delle cose semplici, magari un po' meglio di come le potremmo dire noi, visto che sono dei premi Nobel della letteratura. La cosa più bella che mi è rimasta seguendo il tuo tour è che bisogna abbandonarsi un po' a Dante come dei bambini, se non è. Sì, questa bellissima considerazione di Borges, che giustamente dice: almeno una volta nella vita abbandoniamoci appunto come se fossimo dei bambini, cioè invece di lo si studia sempre troppo la Divina Commedia. Esatto. E non lo si legge mai come si leggerebbe un romanzo, come si leggerebbe qualsiasi altra opera. Dice, certo, ci sono delle difficoltà in dubbio nel linguaggio, ma almeno una volta accettiamolo per quello che è, dice Giorgio Manganelli in realtà. E quindi, unendo al discorso di Borges, come bambini lasciamoci portare da questo racconto e viviamolo, capiremo quel che potremo capire, poi magari un'altra volta ce l'andremo anche a studiare meglio. Allora, cogliamo l'invito di Gianluigi Tosto e di Manganelli e leggiamoci tutto d'un fiato questo poema. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.